Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Video dei buoni propositi che faccio solitamente a fine anno, quindi intanto buon anno. Anche se in realtà questo video uscirà già nel 2022. Buon anno, spero che i vostri buoni propositi si realizzino. I miei da 2 anni a questa parte ormai è anche inutile che io ci pensi ai buoni propositi, però va bene. Allora, il primo buon proposito che forse già dall'anno scorso si sta un po' realizzando lentamente, è quello che io è più un desiderio in realtà, vorrei che tornassimo alla situazione pre-Covid. Sicuramente non ci torneremo mentalmente, di salute probabilmente sì, perché oh che cazzo, non possiamo vivere perennemente in questa situazione, almeno penso, no? E mentalmente non credo torneremo, siamo diventati più stronzi e cattivi di prima. Se già prima lo eravamo, adesso l'uomo. Soprattutto vedo in Italia che ci spaliamo merda a vicenda, quindi oltre che ne usciremo migliori, col cazzo che ci frega, ne usciremo migliori. Però va bene, non sono qui per fare polemiche o fare campagne vaccinali, io ho fatto il mio, mi sono tutelata, ho tutelato i miei familiari, i miei parenti, i miei amici e ho potuto scegliere e ho scelto di vaccinarmi e accetto, rispetto le decisioni anche degli altri, la libertà di scegliere altrui. E già dall'anno scorso che avevo questo desiderio, lentamente si sta avverando. Farò il mio anche nel 2022, farò la terza dose, starò sempre attenta in questo nuovo anno e farò il mio. Speriamo, perché non ce la faccio più. Però appunto, chiudendo questo discorso che avrebbe tanto da dire, ma secondo me scenderò in polemiche che non vorrei fare, perché in questo canale io vorrei che si creasse un ambiente amorevole, amichevole, di pace, di serenità. E quindi, tralasciando, poi purtroppo esistono anche i momenti no, i momenti in cui bisogna fare anche un po' polemica, però non mi sembra il caso di fare polemica sul Covid, quindi tralasciamo un pochino. A livello personale, in realtà, io mi auguro, cioè il mio buon proposito è laurearmi. Mi mancano 4 esami, uno ce l'ho tra un mese, il 27 gennaio, quindi intanto uno proposito buono che spero è di passare il primo esame e togliermi un esame dalla laurea. E poi così anche gli altri 3, ma quelli poi ci penseremo nel frattempo. E naturalmente laurearmi, naturalmente il mio macro obiettivo del 2022 è quello di laurearmi. Se tutto va bene, dovrei laurearmi intorno a ottobre-novembre 2022. E un altro buon proposito sarebbe quello di laurearmi innanzitutto il prima possibile, quindi diciamo il primo appello autunnale disponibile, e poi magari di iniziare già la magistrale in scienze pedagogiche, perché penso sia quella la mia strada, vorrei fare quello. E forse trasferirmi a Macerata, ma forse, perché vorrei fare la magistrale a Macerata e fare questa esperienza fuori dal mio paese, quindi da essere studentessa fuori sede, a prescindere dalla città e dalla facoltà che sceglierò. E vorrei fare questa prima esperienza. Ho quasi 24 anni, quindi voglio dire, penso sia arrivato anche il momento. E vedremo, perché io ne ho parlato con i miei, mio padre è d'accordo, anche mia mamma pare che, anzi, mia mamma è più d'accordo di tutti. Però ecco, non abbiamo fatto ancora il discorso serio e concreto del mio trasferimento a Macerata, quindi neanche l'iscrizione alla magistrale, insomma, devo ancora finire il terzo anno, mi devo ancora laureare. Penso che una volta finiti gli esami, me ne mancano 4, quindi penso se non è luglio, è se a settembre l'ultimo esame. A quel punto, in estate, penso tra luglio e agosto, ci penseremo concretamente a questa cosa, se non anche prima. Però appunto adesso pensiamo
Ah, una cosa per volta, come mi ha detto anche, mi ha consigliato la mia psicologa, infatti un altro buon proposito è comunque rivolgermi ancora alla psicologa se dovessi avere qualche problema, perché mi rendo conto che io non riesco ancora a superare dei problemi che mentali, miei bimbi mentali. Ogni tanto barcollo, ma non mollo, quindi sicuramente continuare a rivolgermi alla psicologa, e lei appunto mi ha suggerito di pensare a un obiettivo alla volta, quindi pensiamo una cosa alla volta. Sinceramente, a livello personale, credo questo. Ho già tutto quello che mi rende felice, i miei amici, i libri, le serie TV, i film, quindi non credo che mi serva altro, sinceramente, sto bene così. Quindi forse un altro buon proposito è continuare per questa via. Su tutti gli altri aspetti personali. E poi a livello di nerd, diciamo, di libri, serie TV, film, io in realtà non mi voglio sbilanciare quest'anno, perché so già che se mi sbilancio troppo, poi va a finire che non riesco a concretamente a fare tutto quello che mi ero prefissata. Sicuramente è comprare tutti i libri wishlist che ho tantissimo, cioè so tantissimo, che ho tanta voglia di leggere, perché quest'anno mi sono persa un po' per le strade. Sicuramente quella di finire Game of Thrones. Mi manca ancora la saga di Andrzej Sapkowski, leggo il nome lì perché non lo so leggere, The Witcher sarebbe. E poi La Spada della Verità devo finire, La Corte di Sei Spine, Il Trono di Ghiaccio, recuperare tutti gli ultimi libri di Jeffrey Deaver, che sarà un annetto che non leggo più, recuperare Zero Calcare e boh, questo al momento. Non penso troppo a cose concrete effettivamente, perché no, come dicevo prima, no. Preferisco andare molto a sentimento. Sicuramente leggere Il nome della rosa, perché mi manca da un po'. Ho già visto il film e la serie TV. E un buon proposito proprio concreto che vorrei fare è fare proprio un video dedicato al nome della rosa, ma quelli fatti proprio bene, analizzare Il nome della rosa perché ci tengo tantissimo. Leggere il libro, riguarderò il film e la serie TV. Svisceriamo Il nome della rosa come nessun altro ha fatto. E stile Violetta Ox, lei mi piace molto come fa i video, come fa le recensioni, e quindi vorrei non copiarla, però emularla in un certo modo e vedere se quel tipo di video, quel tipo di sviscerazione che fa lei può valere anche su di me e sul mio canale. E spero che sia una cosa positiva in realtà. E non che venga presa in senso negativo. A livello di serie TV e film, in realtà non ho molte pretese, in realtà. Sicuramente tornerò al cinema, anche se in realtà da agosto ad adesso ci sono tornata, che vale per mille volte, per mille anni. Devo andare a vedere diversi film al cinema, che uscirà in Matrix, che uscirà prima di gennaio. E infatti devo ricomprarmi, devo riguardarmi i Matrix precedenti, tornare a guardare Spider-Man forse anche da sola, chi se ne frega. E ci sono tantissimi film, che il nuovo film di Alessandro Siani al cinema, devo tra l'altro recuperare altri film in streaming di diversi attori uomini, ricordatevi, e non per fare un discrimine contro le donne o il sesso femminile, anzi, se quest'anno dedicherò dei video dedicati, diciamo, a uomini, attori uomini, il prossimo anno solo donne. Scelta casuale, giuro, e poi ve ne parlerò in seguito, quindi recupererete un botto di film, poi vedrete in futuro. E sicuramente la prima lettura del nuovo anno sarà Lei che divenne il sole, di Shelley Park Chan, perché assolutamente sì, e recuperare altri libri dello Scalvolta, naturalmente. Magari farmeli regalare al compleanno, perché costano fottio, però sono belle, ragazzi, io le amo. L'edizione della Oscar Volta io amo profondamente. E niente, in realtà finisce qui, penso. Sì, per quanto riguarda le serie TV, in realtà, ecco, mi dimenticavo, anche in quel caso andrò a sentimento. L'unica serie TV che aspetto con ansia è quella del Signore degli Anelli, che uscirà a settembre 2022.
Non voglio farmi troppe pippe mentali, sinceramente, non voglio farmi troppe aspettative. L'ultima volta che mi sono fatta così tante aspettative, che avevo così tanto hype, è appunto, per stato per il film di Spider-Man No Way Home. In quel caso avevo fatto anche bene perché sono state più che superate. E in questo caso, in realtà, non lo so. Non vorrei che fosse la solita merdata. E un altro, ecco, magari verso quel periodo, recuperarmi il libro, cioè rileggere nuovamente Il Signore degli Anelli, riguardare i film e a quel punto guardarmi la serie TV, così ho una visione più completa, come se non avessi già letto 2 volte l'altro, come se non fossi tornata al cinema per la milionesima volta Il Signore degli Anelli. Però va bene, lo faremo. Sacrificio che ben venga, un sacrificio che farò ben volentieri. E niente, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like e fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri buoni propositi. E questo è tutto, non ci spero più, come dicevo all'inizio. Però, insomma, prendiamoci quest'anno come viene. Io, ecco, nonostante questi buoni propositi, prenderò tutto come viene ormai. Iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!